siamo sempre in compagnia ancora di Gio Santonastase, responsabile commerciale di quello che è la sua azienda Tutto Logistica. Bentornato Gio. Bentornati a voi. Bene, allora iniziamo oggi ad approfondire invece questa pillola e parliamo della sicurezza nell'uso dei muletti. Quindi io le chiederei a questo punto direttamente come muoversi e come gestire anche i vari carichi. Certo, allora questo è un punto fondamentale, è molto importante soprattutto per l'imprenditore, tra l'altro è obbligato anche per legge far fare la formazione agli operatori. Perché comunque il carrello elevatore è una macchina particolare, ci sono in ballo dinamiche, equilibri, portate e bisogna fare sempre molta attenzione. In linea di massima comunque sono regole di buon senso, che adesso vi elenco comunque. Devo aggiungere che noi facciamo anche all'interno della nostra azienda il corso carrellisti, che è obbligatorio per tutti gli operatori che guidano un muletto. Quindi è un corso con una varia durata, di norma dovrebbe essere 12 ore, poi c'è l'aggiornamento che va fatto ogni 4-5 anni, che è di 4 ore, e durante questo corso vengono fatte delle prove pratiche con il muletto, con un percorso ad ostacoli con dei birilli, e vengono visionati dei video e c'è tutta la parte teorica che l'insegnante appunto spiega. Dopodiché viene rilasciato quello che comunemente viene chiamato patentino del muletto. Tra l'altro anche le agenzie di lavoro, comunque chi si occupa di proporre queste figure professionali, indicano e viene indicato anche nel curriculum perché ha valore. Ecco, allora il muletto, ci sono regole basilari, prima di tutto non bisogna utilizzare questo tipo di macchina se si è fatto uso di droghe, se si è fatto uso di alcol, se non si è in salute, perché assolutamente è pericoloso. Quando si sale sul macchinario bisogna verificare che tutti i comandi e tutti i sensori cicalini, sensori acustici, visivi funzionino perfettamente e correttamente. Quando si movimenta la merce ci sono delle cose particolari, delle linee guida che bisogna seguire, ad esempio se solleviamo un bancale e c'è il carico molto alto che toglie la visibilità, è importante procedere in retromarcia, quindi non si va più avanti perché tu non puoi vedere che cosa c'è davanti a te, ma devi andare indietro perché la tua visuale a questo punto si trova lì. Non bisogna mai circolare con le forche alzate perché è pericoloso, quindi quando il carrello si ferma o quando ci si muove le forche devono essere il più basso possibile. Poi adesso per fortuna i nuovi carrelli elevatori sono dotati di tanti sensori che si autoregolano, per esempio quando si porta la merce in altezza il carrello è in grado di dirti i gradi di inclinazione. È in grado, alcuni hanno addirittura sensori che sono in grado di dirti se c'è qualche oggetto, se non c'è e via dicendo. Quindi non fare cose stupide, non fare corse, il magazzino non è una pista di Formula 1, il muletto non è un go-kart, non scherziamo. Fare attenzione massima, importantissimo, alle portate, non superare mai la portata di carico, perché questo sbilancia la macchina. Soprattutto il carrello elevatore sul montante riporta un'etichetta e su questa etichetta qui c'è indicato il baricentro di carico e come cambia la portata in base all'altezza. Perché? Perché più in alto si va, meno il carrello porta. Quindi un carrello da 20 quintali, che magari è un metro, porta 20 quintali, sollevato a 4 metri e mezzo, 5 metri, non porterà più 20 quintali. Ma declassa, si dice in gergo, e di conseguenza magari ne porterà 1500, ok? Quindi il pallet ben posizionato che deve rispettare il baricentro, la merce sul pallet perfettamente equilibrata e posizionata, perché se la merce, tu più sposti il pallet sulle punte, più la merce è spostata verso le punte, meno diminuisce il carico, cioè la capacità di portata diminuisce. Il carrello può sbilanciarsi, quindi queste sono fatte la maggior parte. Allora, scusate, sarà capitato a tutti, soprattutto agli interessati oggigiorno, di vedere su internet video di incidenti devastanti fatti con il muletto. Cioè, assolutamente, vero? Sì, sì.
basta un muletto che tocca un montante di uno scaffale, quello si piega appena appena e crolla giù come un castello di carta. Quindi è importantissimo in quel caso mettere le protezioni allo scaffale, ma è importantissimo l'operatore non usare il cellulare mentre guidi, non distrarti, non dare nulla per scontato. Perché? Perché ci sono dei calcoli matematici che indicano le probabilità di rischio che ci sono nel compiere un'azione. E questa è un'azione pericolosa. Quindi il carrello è sicuro, tutte le sicurezze vengono prese, l'unico errore è quello umano. Non ci sono altri errori. Poi adesso con l'informatica, con i computer, i carrelli elevatori che funzionano in modo automatico, quelli sono perfetti, non commetteranno praticamente quasi mai errori. Ma purtroppo l'essere umano si distrae. L'essere umano ha la tendenza, ci sono certe persone, dipende anche dal carattere, che sottovalutano i rischi o sopravvalutano quello che sono in grado di fare. Adesso non vorrei fare un esempio fuori tema, però mi viene un po' da sorridere, no? Abbiamo visto in questo periodo che tante persone non se ne abbiano a male, quelli che mi ascoltano, insomma, non ce l'ho con nessuno, però abbiamo visto che ultimamente molti hanno acquistato uno monopattino, ok? E un monopattino è un'attrezzatura che bisogna imparare ad utilizzare fin da piccolini, come uno skateboard, e anche se poi dopo da grandi si ha padronanza dello strumento, comunque è un'attività ad alto rischio. E vediamo magari una persona di 40-50 anni che non ha mai utilizzato uno skateboard o un monopattino, cade, si rompe l'anca e si passa un mese all'ospedale. Il monopattino è sbagliato? No, non è stato detto che è un'attività ad alto rischio. Certo. Ha scelto di utilizzarlo, ha sopravvalutato le sue capacità e ha sottovalutato i rischi. Quindi gli operatori devono fare la stessa cosa. Ogni volta che prendono e toccano un carrello, devono far finta che è la prima volta che ci salgono. Più si diventa sicuri, più ci si sente bravi, più si dice io sono il migliore a guidare questo attrezzo, e più si abbassa la guardia e si inizia a correre il rischio. Bene, bene, ha fatto bene ad evidenziare questi rischi, come al solito, insomma, è giusto che un professionista possa dare questi consigli ed è giusto ancora di più che vengano seguiti per la sicurezza di tutti. Allora, grazie mille Joe ancora per questo approfondimento, sicuramente ci rivedremo a breve, quindi per il momento le mando un grande saluto. Salve a voi.